A ripensare alla storia di Haugen viene in mente che le stranezze in 22 edizioni dei Giochi Olimpici Invernali, chiamiamole stranezze, non sono state poche. Una per tutte in tempi più vicini a noi, a Grenoble 68, quando la medaglia d'oro dello slalom venne assegnata praticamente una prima volta a Karl Schranz austriaco, gli venne fatta ripetere la seconda manche dello slalom e poi riconsegnata al padrone di casa Jean-Claude Killy per una triplete che allora era riuscito solo prima di lui a Tony Seiler. Però in queste Olimpiadi più che alle stranezze viene da pensare alla speranza, quelle che si aprono venerdì a Pyeongchang in Corea del Sud sono Olimpiadi che, con un tema che oltre che lo sportivo è quello della geopolitica, le due Coree unite sotto una sola bandiera, una compagine unica, fino a qualche settimana fa sembrava quasi fantascienza. Invece ai rigurgiti nucleari di Kim Jong-un è seguito un'apertura che ha portato a questa insperata soluzione, sperando che non ci sia qualche problema proprio in dirittura d'arrivo. Questo potrebbe consentire in qualche modo di avere un clima più idoneo anche alle prestazioni sportive e in questo senso anche una speranza va ai nostri colori, i colori azzurri. L'Italia dopo le Olimpiadi di Sochi con nessuna medaglia d'oro e quelle di Vancouver con un solo oro di Razzoli nello slalom punta a migliorare un bottino che ci manca tanto, ci manca le Olimpiadi di Torino 2006.